Buongiorno mia family, io come al solito filmo quando mi sono appena svegliata, questo è il risultato. Comunque, bonjour, bonjour, mi siete mancati tanto, ieri non ho caricato un video e mi è dispiaciuto veramente veramente tanto, ma non sono proprio riuscita con i tempi, ho visto che non appena, cioè se salto un video vi preoccupate tantissimo, quindi mi dispiace, però vi avevo avvisati che effettivamente con il fatto della separazione, eccetera. Non voglio addentrarmi nei discorsi, però mi prende comunque molto tempo e quindi magari vorrei poter filmare e caricare un video per voi, però magari ho un sacco di altre cose da fare che sono comunque, tra virgolette, urgenti o comunque importanti e devo dare priorità a quelle. Quindi scusatemi, mi mancate sempre quando non riesco a caricare un video e mi dispiace farvi preoccupare. Comunque oggi è martedì, domani è il mio compleanno, oh mio Dio, comunque oggi ho un video pronto pronto per voi, sono i miei ultimi acquisti che ho fatto da Louis Vuitton, da Luisa Via Roma ho preso qualcosina da Alberto Ferretti, poi ho preso qualcosina da Tommy Hilfiger, da MAC, i nuovi rossetti. Comunque quando vedrete questo video avrete già visto l'altro e quindi sicuramente già sapete, e poi ci sono un sacco di nuovi arrivi dalle aziende. Quindi non vedevo l'ora di farvi questo video perché avevo talmente tanti pacchetti lì pronti da spacchettare con voi, quindi sono contenta. E oggi sarò anche puntuale alle 17:30, tra l'altro. Yes! Che quando riesco ad essere puntuale sono molto fiera ed orgogliosa di me. Comunque, altri acquisti vi farò vedere, però saranno nel video dei miei regali di compleanno, perché voglio filmare un video sui miei autoregali di compleanno e quindi in quel video vi farò vedere che cosa ho preso, perché ho già qualcosina, però siccome sono proprio gli autoregali di compleanno che mi sono fatta, voglio fare un video dedicato adesso. Che ore sono? Sono le 13:37, ragazzi. Io letteralmente mi sono svegliata, tipo ho montato video fino a tarda notte e poi mi sono svegliata tipo la mattina, ma ero ancora stanca, distrutta, e quindi sono tornata a dormire fino alle 12:30, tipo una roba del genere. Sì, lo so, lo so, lo so. Io sono come i bambini, dormo fino a tardi e se qualcuno non mi sveglia, io dormo ad oltranza, cioè lo so. Comunque non sono nuda, Ho una specie di camicia da notte, insomma, no, perché sennò poi quando non si vedono le spalline o do tipo una maglia, tipo un top senza spalle, mi dite, oddio, sei nuda! No, no, no. Comunque, il tempo è veramente una schifezza in questo momento, penso che sia per iniziare a piovere. Le cose che ho fatto prima di filmare sono state preparare l'immondizia da portare giù, roba molto figa e molto exclusive, ragazzi. Preparare l'immondizia, poi praticamente ho fatto una mini lista della spesa, ragazzi, che da single veramente fare la spesa è, cioè, non la fai praticamente, non so voi, però io, cioè, tipo, non la faccio, quindi non ho niente. E poi ho svuotato la lavastoviglie, caricato la lavastoviglie, fatto una lavatrice, caricato un'asciugatrice. E basta, questo è quanto, questo è quello che... Ah sì, e poi ho risposto alle mail ed ho messo a caricare il video che sarà online oggi, appunto, alle 17:30. Tra l'altro, domani è il mio compleanno, non ci posso credere, sono troppo contenta. Vado a Venezia, il che mi rende felice perché voi lo sapete, a Venezia, cioè, abitando a Trieste, ci sono stata miliardi di volte, però non c'è una città come Venezia. Ogni volta che ci vado è come la prima volta. Non so che effetto mi faccia questa città, però mi sento sempre una turista che la vede per la prima volta, il che è fantastico. E poi esserci per il mio compleanno è ancora più magico. Comunque, ho anche intenzione di fare un po' di shopping, tra l'altro. Oh, gatta Stellina! Ciao gatta Stellina mia, sei bellissima gatta Stellina. Abbiamo tolto tutti i nodi, ma dobbiamo ancora spazzolarla un po', perché se ne creano di altri. Sei bellissima gatta Stellina mia, sei bellissima amore mio. No, sì, devo decisamente rifare il semipermanente. Infatti, i programmi di oggi sono semipermanente e penso che lo rifarò nude, perché non lo so, il rosso a volte con gli outfit non ci sta, a volte sì, però non so perché, ho questa fissa con il nude, ragazzi, perdonatemi, lo so, però voglio rifarlo nude, anzi non vedo l'ora, e poi si vede anche di meno la ricrescita, perché non so voi, ma a me crescono tantissimo, cioè,
Boh, non mi ricordo quando le ho fatte, però mi crescono veramente straveloci quelle delle mani e quelle dei piedi no, ma penso sia uguale per tutti. Comunque devo assolutamente oggi rifarle, ho appuntamento alle 15, quindi è meglio che io vada a prepararmi sinceramente. E poi devo andare in posta, no, prima in banca e poi in posta. Voi lo sapete che se c'è un posto dove volete vedermi a Trieste, 99% sono alla posta, perché ho sempre qualcosa da fare lì. Devo tornare delle cosine che ho preso da Asos che non mi stavano bene, tipo un maglione, per sbaglio ne ho presi due e mi andava bene, però ne ho due, cioè cosa me ne faccio? Niente. E altre cosine che non mi andavano bene rispetto al... sì, che avete visto anche nell'ultimo haul, tipo il cappello che mi è dispiaciuto un sacco, anzi devo ricomprarlo in realtà, perché su Asos non si possono fare cambi ma solo resi, quindi loro ti rimborsano quello che hai speso per le cose, però devo ricomprare il cappello che mi piaceva molto, solo devo prendere un'altra taglia decisamente. E poi alla posta ho anche un pacchetto che spero sia ancora lì, perché è passato un po' e credo li tengano soltanto tipo per 20 giorni, pacchetti boom, non lo so, spero sia ancora lì, incrociamo le dita, non ho idea di che pacchetto sia, però spero sia ancora lì. Tra l'altro ho due pacchi, una mystery box che ho preso da eBay, che mi segna consegnata e non mi è mai arrivata, ed un altro pacchetto da Victoria's Secret, anche quello scomparso nel nulla, il che è assurdo, e devo un attimino vedere cosa sta succedendo, perché cioè questa cosa mi sembra veramente strana, o ho un vicino che mi ruba le cose, tipo, non lo so, non lo so. Comunque adesso direi che è proprio il caso di andarmi a preparare, quindi vado a farmi una doccia, mi trucco e Gatta Stellina, devo dare le coccole a Gatta Stellina naturalmente. In tantissimi vi preoccupate anche per Gatto Denver che è qua, ragazzi, scusa Gatta Stellina, scusa gna gna gna. Gatta Stellina, mamma mia questa gatta, sei bellissima, sei bellissima amore mio. E Gatto Denver invece è qua. Ciao Gatto Denver, tutti vogliono sapere come stai. Stai bene amore mio? Sei bellissimo. Da quando gli hanno tolto il canino sta molto molto meglio, penso che prima gli facesse davvero male e adesso quando miagola è un po' strano perché ha solo un dente poverino, però sta molto molto meglio. E adesso devo mettergli, ogni giorno devo mettergli questa che è tipo una, sì, un gel per gengive e con clorexidina, e praticamente il fatto è che appena glielo metto sulle gengive Denver se lo mangia tutto, cioè gli piace proprio, e quindi ogni giorno questo. E poi invece dovrò iniziare a pulirgli i denti con il, lo spazzolino del dentifricio che sono qua dentro, c'è tipo una specie di spazzolino che tu infili sull'indice e poi vai e spazzoli i denti, perché purtroppo Gatto Denver è soggetto a tartaro, problemi con i denti eccetera, quindi per evitare, perché è una cosa velocissima, cioè non ti rendi nemmeno conto che ha un dente con il tartaro che lui già lo perde. E, ma sì, vi avevo raccontato, la veterinaria mi ha detto che purtroppo alcuni gatti sono soggetti proprio come noi umani, e tipo la gatta ha dei denti perfetti e Denver invece ha questa sfiga, quindi devo stare attenta e devo pulirgli i denti per bene. Spero sia fattibile, perché la veterinaria mi diceva no, ma ai gatti non è possibile pulire i denti, insomma ti mordono, e io le ho detto no, Gatto Denver no, cioè forse i gatti normali, ma Gatto Denver non è un gatto normale, Gatto Denver è un peluche, è la mia nuvoletta, è il mio angioletto e lui non mi morde, quindi mi sono fatta dare lo spazzolino e gli pulirò i denti, perché vero che non è vero? Sì, amore mio, sei bellissimo, amore mio, sei il gattino più bello di tutto il mondo. Sì, amore mio, bravo, cucciolo mio. Brava anche tu, Gatta Stellina, brava stellina mia. Ok, adesso vado a prepararmi, faccio la doccia e mi trucco e poi si va a fare il semipermanente e tutte le altre commissioni che devo fare in giro. Ok, alle mie spalle stanno mettendo le lucine natalizie, ragazzi, che bello. Comunque sono stata in banca, ovviamente sono in super ritardo. Poi ho deciso che andrò anche a farmi stringere un po' il cinturino di questo bracciale, che è quello, sempre quello di Cartier, che ancora non ho fatto stringere e mi dà un po' fastidio che è così largo. Comunque adesso sto andando da Goran, con la gente che mi guarda come se fossi impazzita perché parlo da sola. Comunque sto andando da Goran, sono riuscita a fare quello che dovevo fare in banca, anche se sto aspettando conferma
e spero mi chiamino entro domani. E questo è il tempo di oggi a Trieste, un po' una schifezza, però Trieste è sempre bellissima. E adesso siamo quasi arrivati da Gora. Notare l'outfit praticamente primaverile, ho messo questo tipo, questo coso in ecopelliccia finta, e, però fa veramente veramente caldo. E ho le ballerine, lo so ragazzi, tutti odiano le ballerine, io le amo. E sto indossando anche la nuova borsa, quella di Orsi, l'adoro. Ecco, ci sono arrivata da Goran, tutto molto vicino, centro Trieste piccolino. Ta-da! Eccoci qua, ci siamo ragazzi, finalmente il rosso se ne va, che è veramente stracresciuto. E sono sempre nella stanzetta qua da Goran, molto carino. Questi sono tutti i loro smalti, però mi sa che questi non sono semi permanente, ma sono smalti normali. Si può fare anche lo smalto semplice. Vedi, smalto semplice questo? Sì, si può fare anche lo smalto semplice. Guardate quanti colori. E non vedo l'ora di avere le unghie nuove. Ok ragazzi, manicure fatta, guardate che meraviglia. Dovevo assolutamente ritornare sul nude, cioè mi mancava proprio. Poi è facilissimo da abbinare. Magari prossima volta cambio di nuovo idea, però per questa volta sono super super felice di essere tornata sul nude. Il mio caro e vecchio passion, che se riesco vi faccio vedere, no, chissà dov'è. Sì, mi sa che è questo, passion, sì, è questo. Non si vede il colore, ma è appunto questo nude stupendo. Se venite da Goran, siete della zona, chiedetelo se volete il nude perfetto, perché lo è. Io ho fatto tre passate perché lo voglio coprente, però se lo volete un pochino più naturale, anche due passate vanno benissimo. A volte ne faccio due, a volte ne faccio tre. Ho accorciato anche le unghie perché cominciavano ad essere sinceramente troppo lunghe, perché cioè da quando faccio il semi permanente mi crescono un sacco. E poi mi hanno regalato questo mascara Lash Dance Smith and Colt. Ho sentito parlare molto molto bene di questo mascara. Si trova si trova soltanto qui da loro in boutique. Poi non so se sull'e-commerce che è in arrivo sarà disponibile anche questo, ma credo di sì. Comunque è un mascara che si toglie soltanto con acqua calda ed è molto molto allungante e molto incurvante da quanto ho sentito. Quindi sono molto molto curiosa di provarlo, anche perché finalmente posso testare, mi vedete? Non so se, finalmente posso testare i mascara, perché appunto non ho più l'extension e quindi mi diverto a provare a testare vari mascara. E questo non lo conosco, non l'ho mai provato, quindi è una super super novità per me. E adesso con le mie unghie perfette posso andare a fare le altre faccende che devo fare in giro, insomma devo andare alla posta, cioè molto interessante, lo sapete comunque. Let's go! Tornata finalmente a casuccia, ma sono felice perché sono riuscita a fare tutto quello che dovevo fare oggi: posta, Goran, banca, commissioni, quindi yes! Gatto Denver come al solito mi saluta. Stavi facendo la lannetta, guarda che non riesci manco a tenere gli occhi aperti. Oh, è mio piccolo carino, rullo bianco e senza denti. Sei un carino senza denti? Sì, ma io ti amo comunque. Io ti amo. Adesso dobbiamo mettere il gel sulle gengive, sai, Gatto Denver? Ogni giorno dobbiamo metterlo. Ogni giorno dobbiamo metterlo. Sì, amore mio. Che poi la veterinaria vuole anche rivedere Gatto Denver un po' prima di Natale o un po' dopo Natale, per vedere come vanno i dentini. Vero, amore mio? Vero, amore mio? Sì. Ma sì. Un mio amore bellissimo. Adesso devo solo decidere che cosa mangiare per cena. Più che altro penso di non poter decidere nulla, perché non c'è, sì, sono completamente al buio, scusatemi, è che fa buio presto ormai, è veramente difficile. Comunque, praticamente non ho nulla, e se non le solite, i soliti wurstel andati a male,
che non so perché non sto buttando via, è la minestra. Forse potrei mangiare la vellutata, ma oggi praticamente non ho mangiato nulla, quindi non credo che una vellutata possa bastare. C'è la Coca Zero però, ragazzi, c'è la Coca Zero. E sì, potrei fare una pasta, ma non ho voglia. Quindi, vita da single veramente triste, cioè, vabbè. Per quanto riguarda l'alimentazione, è veramente, veramente triste come sto mangiando in questo... quant'è? Non lo so, mese e mezzo, 2 mesi più o meno, anche se voi in realtà l'avete saputo ovviamente dopo che era già successo il tutto. Sto cercando di non rimanere più al buio, ma non è semplice, e quindi sì, sono comunque al buio. Aspettate che accendo una luce in modo che mi vediate. Ok, queste sono le luci che accendo quando filmo in realtà, questa lampadina, quella luce lì. E poi questa, quindi adesso ne abbiamo 1 su 3. E adesso niente, praticamente mi metto al computer e ordino qualcosa. Probabilmente ordinerò una pizza e poi andrò a nonna. Questo è quanto per la giornata di oggi. Cenetta da sola, spero che ci sia qualcosa di decente in TV, altrimenti vabbè, guarderò un film con i gattoni. E poi nonna. Però domani sono contenta perché vado a Venezia e domani festeggerò il mio compleanno, quindi sono felice. Niente, bacio grandissimo mia family, vi saluto adesso così mi cambio, mi strucco eccetera e mi metto proprio in condizioni, cioè io non ho una via di mezzo, o sono vestita bene o sono vestita come un barbone, e quindi a casa sono sempre vestita come un barbone, quindi tipo, ma proprio male, cioè tipo tuta con i buchi, maglie con i buchi, scolorite, cioè di peggio non c'è, vestaglia, bro. E basta, e mi spaparanzerò sul divano e poi probabilmente mi addormenterò lì. E questo è quanto, quindi vi mando un bacio grandissimo mia family. Non ci vedremo domani con un nuovo video, perché domani, che è il giorno del mio compleanno, non filmerò. Quindi domani free day, domani giorno libero, non filmerò. E quindi noi ci vedremo venerdì con un nuovo video. Quindi questo è quanto, bacio grandissimo, vi voglio bene mia family. Ciao, buonanotte o buongiorno a seconda di quando vedrete questo video.